Allora, la campagna è partita oggi vaccinando i dipendenti dell'azienda Papa Giovanni, i dipendenti totali sono 5.000, da oggi noi iniziamo a vaccinarne 150 oggi e 150 domani, mentre da giovedì saranno vaccinati 330 dipendenti. Con questi numeri noi dovremo andare a concludere la campagna vaccinale per i dipendenti entro la fine di marzo, sia con la prima dose che con il richiamo ovviamente. Nelle giornate di sabato invece dedichiamo la giornata dalle 8:30 alle 14 per i volontari delle Croci, per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta. I numeri di questi in totale dovrebbero essere circa 2.000 e conteremo di contare e di finire anche questi entro il mese di marzo. E oggi è una giornata molto importante, chiaramente inizia per noi un'attività impegnativa, ma è un'attività che attendavamo e auspicavamo. Auspicavamo perché con oggi iniziamo ufficialmente la campagna vaccinale per tutti gli operatori sanitari e non del Papa Giovanni. Vaccinare gli operatori, speriamo in un'adesione la più alta possibile, vuol dire mettere in sicurezza l'ospedale, vuol dire in sicurezza sia per gli operatori stessi, che chiaramente attraverso la vaccinazione vanno incontro ad un'immunità, questo avvantaggerà i pazienti e chiaramente anche la catena loro familiari e la catena sociale. Allora, organizzare la campagna vaccinale è stata una strategia importante da implementare, quindi abbiamo dovuto mettere in campo diverse risorse a partire da infermieri e medici del servizio sanitario aziendale, infermieri reclutati dal servizio degli infermieri di famiglia e comunità che ci supporteranno e potenzieranno l'azione della vaccinazione e poi tutto il personale della farmacia, quindi infermieri e farmacisti che stanno collaborando non solo nella conservazione del farmaco ma anche nella diluizione e nella preparazione dei vaccini da somministrare. Prima di tutto il passaggio fino alla somministrazione, per cui si sa esattamente tutto il ciclo, a chi arriva, a chi no. Mm-hmm. Quindi qua viene tracciato? Sì, nel momento in cui viene prelevato dal frigorifero con l'orario di prelievo e l'orario limite di utilizzo, l'allestimento viene tracciato esattamente al minuto di allestimento e si danno le 2 ore di scadenza. Dopodiché si stabilisce in quale ambulatorio verrà somministrato, quindi la traccia del prodotto parte dal momento del frigo fino a che viene somministrato al paziente.